Il film inizia nel 2022 descrivendo gli effetti cumulativi della sovrappopolazione, il riscaldamento globale e l'inquinamento, che hanno causato un ecocidio. La popolazione è cresciuta fino a raggiungere 40 milioni di persone nella sola New York City. Di conseguenza, la maggior parte degli alloggi sono fatiscenti e sovraffollati. I senzatetto riempiono le strade, le scale dei palazzi, le automobili abbandonate, i binari della metropolitana, e così via. Il tasso di disoccupazione è salito alle stelle, superando il 50%. Solo le persone d'élite possono permettersi appartamenti spaziosi, acqua pulita e cibo di qualità. Inoltre, le loro case sono fortificate con sistemi di sicurezza e guardie del corpo personali. La maggior parte dei poveri preleva l'acqua dai rubinetti comunali e mangia wafer alimentari altamente lavorati prodotti da un'unica grande azienda di trasformazione alimentare chiamata The Silent Corporation. I loro prodotti principali, chiamati Silent Red e Silent Yellow, sono commercializzati come vegetali concentrati ad alto valore energetico. L'azienda ha recentemente lanciato il suo nuovo prodotto, Silent Green, che sostengono essere un wafer più nutriente e saporito derivato dal plankton. Tuttavia, come la maggior parte degli altri alimenti, la sua scarsità porterà probabilmente a rivolte alimentari settimanali. Ci viene poi presentato un detective del Dipartimento di Polizia di New York City, Robert Thorne, che vive in un angusto monolocale con il suo amico anziano Sol Roth. Sol è un ex professore il cui compito attuale è quello di sistemare i resti ormai disordinati di documenti scritti per aiutare le indagini di Robert. Racconta spesso i tempi prima del disastro ecologico e demografico dei primi anni 2000, quando il cibo vero era abbondante. Robert non sembra però essere interessato a queste storie, trovando la maggior parte di esse troppo difficile da credere. Il detective poi se ne va per il suo turno di notte, ma non prima di dover passare in punta di piedi tra le persone che dormono sulle scale. La mattina seguente, un ragazzo di nome Gilbert, che vive in un'auto abbandonata, viene avvicinato da un uomo ben vestito di nome Donovan, che gli porge un gancio da carne per una missione assassina. Si scopre che il suo obiettivo è un ricco avvocato, William Simonson, che condivide il suo lussuoso appartamento con la sua amante Cheryl. Le amanti vengono definite come mobili, che non hanno diritti umani e vengono passate da un proprietario di appartamento a quello successivo. Più tardi quella sera, Cheryl e la guardia del corpo di William, Tab, vanno a comprare del cibo da un venditore di nome Brady. Sebbene la quantità di cibo sia visibilmente poca, costa oltre $279. Intanto, Gilbert usa il gancio da carne per intrufolarsi nella villa di William. Mentre si fa strada all'interno, William non appare scioccato nel vederlo, come se lo stesse aspettando. Si gira poi di spalle, permettendo a Gilbert di colpirlo con un colpo fatale da dietro. In seguito, Robert viene chiamato per le indagini sul caso. Inizia la sua indagine parlando con il soprintendente dell'edificio, Charles, che lo informa che il sistema di sicurezza ha funzionato male per la prima volta in 2 anni. Robert viene quindi condotto all'appartamento di William, dove incontra Cheryl e Tab, ma invece di condurre un'indagine approfondita si serve del cibo, dei liquori e di alcuni libri dell'uomo ricco. Non molto tempo dopo, la squadra dei servizi igienico-sanitari, guidata da Wagner, arriva a prendere il cadavere di William. Anche Robert lascia il posto dopo aver rubato alcune cose dall'appartamento. Tornato nella sua stanza, sorprende Sol con vari oggetti rubati, tra cui carta vera, matite, un sapone di considerevoli dimensioni e 2 volumi del Silent Oceanographic Survey Report. Lo stupisce poi ulteriormente con una bottiglia di alcol e un pezzo di manzo, cosa che emoziona Sol. Qualche tempo dopo Robert si reca al lavoro, dove vede centinaia di persone in fila per raccogliere l'eredità lasciata da amici e familiari recentemente deceduti. Va direttamente nell'ufficio del suo superiore, il tenente Hatcher, per riferire sul caso di William. Lui crede che l'omicidio di William sia un assassinio piuttosto che un furto con scasso, poiché non è stato rubato nulla nell'appartamento e l'omicidio è stato compiuto professionalmente. Indica poi ulteriori prove a sostegno della sua affermazione, ovvero il sistema di sicurezza non funzionante e allo stesso tempo l'assenza della guardia del corpo di William. Il giorno successivo, Robert, che è sospettoso nei confronti di Tab, sorveglia il suo condominio finché non vede che se ne va. Successivamente si dirige all'interno, dove incontra il mobile vivente Martha. Le fa alcune domande mentre indaga brevemente sul posto, ma non trova nulla di sospetto. Prima di partire prende di nascosto un cucchiaio con i resti di torta alle fragole. Nel frattempo, vediamo Sol in coda in attesa di raccogliere l'acqua dai rubinetti assegnati. Più tardi quella sera, Robert torna nel suo appartamento con Sol, e i due si godono un cibo delizioso rubato a casa di William. Dopo cena, Sol condivide tutto ciò che ha scoperto riguardo a William, incluso il fatto che era un membro del consiglio della Silent Corporation. Prima di partire per andare al lavoro, Robert gli consegna il cucchiaio rubato, chiedendogli di assaggiarlo. Il vecchio non riesce a credere di stare effettivamente assaporando fragole,
che costano $150 al barattolo. Successivamente, Robert rivisita l'appartamento di William per interrogare Cheryl, che attualmente sta bevendo qualcosa con le sue compagne di arredamento. La porta poi in camera da letto per parlare a lei in privato e le chiede degli amici, della famiglia e dei parenti di William. In risposta, Cheryl menziona alcuni nomi e uno di questi include il governatore dello stato di New York, Henry Santini. Rivela inoltre che William sembrava profondamente turbato in quei giorni prima della sua morte e che l'ha persino portata in una chiesa cattolica locale. La conversazione prende una svolta inaspettata e i due finiscono per farlo a letto. Nel mezzo della loro intimità, Charles entra nell'appartamento e inizia a urlare alle ragazze perché non stanno facendo nulla. Diventa persino violento e picchia un paio di ragazze, finché Robert non interviene. Chiede informazioni sulla questione, al che il sovrintendente risponde che le ragazze mancano di rispetto alla politica dell'edificio. Per tutelarle, il detective sostiene di averle chiamate per un interrogatorio. Avverte inoltre Charles di non aggredire più le ragazze da ora in poi, minacciando azioni legali. Dopo aver mandato via Charles e il resto dei mobili, anche Robert si prepara a partire. Tuttavia, Cheryl, che non vuole restare sola, cerca di convincerlo a restare ancora un po' offrendogli una doccia calda e un'adorabile colazione. Il povero detective non può rifiutare un simile lusso, cosa che lo spinge a restare. Dopodiché, i due trascorrono del tempo romantico sotto la doccia e si godono un ottimo pasto prima di partire. La mattina dopo presto, Robert visita la chiesa cattolica locale menzionata da Cheryl, che è piena di centinaia di senzatetto. Lì si avvicina al prete e lo interroga sulla confessione di William. Il sacerdote però è visibilmente esausto, sopraffatto dalla difficile situazione di tutti i senzatetto. Si ricorda di aver parlato con William, ma non riesce a ricordare i dettagli. Di conseguenza lascia solo un suggerimento, sostenendo che la verità è troppo dura da sopportare. Il giorno successivo Tab va in chiesa e uccide il prete nel confessionale, assicurandosi che non parli mai più. Mentre Robert continua ad approfondire il caso di omicidio, il governatore Santini dà istruzioni al suo capo della sicurezza, che altri non è che Donovan, di chiudere le indagini. Si scopre che Santini una volta era il partner di William in uno studio legale di alto profilo, ed è la mente dietro tutto questo. Seguendo le sue istruzioni, Donovan trasmette l'informazione al tenente Hatcher, e quest'ultimo obbedisce. Più tardi quel giorno Robert entra nell'ufficio di Hatcher per riferire ulteriori dettagli e piste sul caso di omicidio, ma con sua sorpresa il tenente dichiara che il caso di William è ufficialmente chiuso. Percependo qualcosa che non va, Robert si rifiuta di farlo, e invece accusa Hatcher di corruzione. Quando il governatore Santini viene a conoscenza di ciò, ordina a Donovan di far uccidere il detective. La scena poi passa al giorno della distribuzione delle razioni Silent Green, e diversi agenti di polizia, incluso Robert, sono incaricati di sorvegliare l'area nel caso accada una rivolta. Come previsto scoppia il caos, e le autorità faticano a controllare la folla di violenti. Subito dopo, diversi grandi autocarri con cassone ribaltabile chiamati Scoops, progettati dalla polizia antisommossa di New York, arrivano sulla scena per raccogliere i rivoltosi ammassati e trascinarli dentro. In mezzo a questo caos appare l'assassino locale Gilbert, che cerca di sparare a Robert. Spara diversi colpi verso il detective con la sua pistola silenziata, ma manca il bersaglio e uccide invece diversi passanti innocenti. Vedendo questo, Robert insegue l'aggressore nella fitta folla e alla fine riesce a prenderlo. Lo getta poi a terra, ma Gilbert si gira e gli spara alla gamba destra. Prima che il detective possa rispondere, l'aggressore viene schiacciato dalla pala idraulica di uno dei mezzi antisommossa della polizia. Più tardi, Robert affronta Tab nella sua residenza e lo picchia, chiedendo di rivelare la mente dietro tutto questo. Tuttavia, Tab sceglie di non pronunciare una sola parola. In mezzo alla confusione Martha cerca di intervenire, ma Robert la respinge. Lancia quindi un severo avvertimento di stare lontano dalle sue indagini prima di partire. In seguito il detective va all'appartamento di William e trova conforto tra le braccia di Cheryl. Lei lo aiuta a curare la sua ferita pulendola e applicando una benda. Mentre conversano, Cheryl gli dice che un nuovo inquilino arriverà all'appartamento. Dato che ha sviluppato sentimenti romantici per Robert, ha il pensiero di lasciare il posto, ma non ne è sicura. Dopo aver riposato per circa un'ora, il detective esce di casa mentre iniziano a suonare le sirene del coprifuoco notturno. Dall'altra parte, Saul porta con sé il Silent Oceanographic Survey Report e va al Supreme Exchange, una biblioteca dove lavorano ex professori e giudici. Con l'aiuto di queste persone, Saul conclude che gli oceani si stanno deteriorando e non sono in grado di produrre il plankton utilizzato per il Silent Green. Svela inoltre un'orribile rivelazione, ovvero che gli ingredienti di Silent Green sono in realtà corpi umani. Questa informazione conferma a Saul che l'omicidio di William è stato orchestrato dai suoi colleghi membri del consiglio della Silent Corporation, che temeva di poter esporre al pubblico questa verità inquietante.
Sol è così scosso dalla verità che opta per il suicidio assistito presso una clinica governativa. Sembra che il governo abbia istituito una clinica per l'eutanasia volontaria di massa dovuta al sovraffollamento, un processo denominato Going Home. Intanto, Robert torna a casa e trova un biglietto di addio di Sol. Di conseguenza si precipita freneticamente alla clinica per fermarlo, ma arriva troppo tardi perché il processo è già iniziato. Nei suoi ultimi istanti, Sol guarda i videoclip che mostrano una terra prospera e priva di inquinamento. Anche Robert lo guarda dall'esterno della stanza, cosa che lo fa scoppiare in lacrime. Prima di morire il vecchio sussurra la sua scoperta a Robert, cosa che lo lascia scioccato. Gli dice anche che hanno bisogno di prove di ciò che sta accadendo per potersi rivolgere al Consiglio delle Nazioni. Robert poi si intrufola nel seminterrato della struttura per il suicidio assistito, dove vede i cadaveri caricati sui camion per lo smaltimento dei rifiuti. Chiede discretamente un passaggio su uno di essi, che poi lo trasporta proprio in un impianto di smaltimento dei rifiuti pesantemente sorvegliato fuori città. Una volta dentro, rimane sconvolto nel vedere come vengono trasformati i cadaveri nei wafer Silent Green. Non molto tempo dopo, Robert viene notato da alcuni operai dell'impianto e viene inseguito. Fortunatamente riesce a sottometterli e fugge dalla scena poco prima che suoni l'allarme. In seguito Robert corre alla Supreme Exchange per fare rapporto sulle sue scoperte, ma cade in un'imboscata da parte dell'agente Soylent, Tab, e dei suoi uomini. Con una mossa rapida, Robert arriva a un telefono pubblico e chiama Hatcher chiedendogli di stare in attesa. Chiama quindi Shirley e le confessa il suo amore, ma le ordina di restare con il suo nuovo inquilino per motivi di sicurezza. Pochi istanti dopo si connette al tenente e lo avvisa della situazione attuale, insieme a dove si trova. Proprio in quel momento, gli aggressori armati lo individuano e iniziano a inseguirlo per le strade deserte. Aprono inoltre il fuoco verso di lui e uno dei proiettili lo colpisce, provocandogli una grave ferita al fianco. Nonostante ciò, Robert riesce a farsi strada all'interno della chiesa e si nasconde tra le persone senza fissa dimora. Quando Tab entra, Robert lo attacca da dietro, dando inizio a una rissa fisica tra i due. Tuttavia, l'indebolito Robert viene picchiato e buttato a terra. Fortunatamente, trova un coltello da cucina arrugginito, che usa per pugnalare a morte l'aggressore. Dopo un po', la polizia, insieme ai paramedici, arrivano sulla scena e si preparano a caricare Robert sull'ambulanza. Prima di essere portato via confida l'orribile segreto ad Hatcher, esortandolo a diffondere a tutta la nazione questa notizia. Il film termina quando Robert grida alla folla circostante che il Silent Green è fatto di persone. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.